Oggi andiamo a vedere insieme una piattaforma che ti fornisce riassunti dei migliori libri al mondo gratis e disponibili in più di 40 lingue diverse. Io utilizzo questa piattaforma in due modi. Il primo modo è quello quotidiano, dove vado a bloccarmi uno slot di 15 minuti al giorno per leggermi il riassunto di un libro. E tu dici, ok, vabbè, riassunto, ma che ci fai? Ecco, la lettura di quel riassunto spesso mi aiuta a capire se magari quel libro lo posso approfondire, lo posso acquistare per, diciamo, per andare oltre, perché dal sommario, dagli estratti, non riesci a capire veramente se quei concetti espressi nel libro già sono concetti che hai sentito o risentito, se ci sono delle cose nuove, eccetera. Quindi avere un riassunto che magari leggi in 10 minuti, in 15 minuti è molto utile. Un altro utilizzo che faccio è questo: se c'è una materia che mi interessa approfondire, mi vado a selezionare i migliori, non so, 20 libri che parlano di quella materia, mi vado a leggere i riassunti dei 20 migliori libri e poi mi vado a selezionare anche qui quali sono i libri che magari, ecco, mi ispirano di più, dove che mi interessano di più, per poi andarli ad acquistare. Quindi, diciamo, da una parte mi serve magari un libro per tirar fuori alcuni concetti chiave e dire ok, mi basta il concetto chiave in questo caso, d'altra parte ma mi serve magari per capire se posso acquistare questo libro oppure no. Ok, vi faccio adesso vedere a schermo come funziona la piattaforma e così potete utilizzarla anche voi. Allora, la piattaforma si chiama SoBrief, è molto facile da utilizzare. E in questo caso vedete ci sono già alcune playlist, no? Alcune selezioni dei migliori libri, insomma, al mondo, sia in ambito business che in ambito relazioni, design, veramente qualsiasi libro. Ve ne apro magari uno a caso, per esempio Atomic Habits, che è un libro famosissimo. Ok? E cosa vi dà qua? Vi dice, allora, vabbè, 320 pagine, bla bla bla, e vi dice i key takeaways. Questa roba voi l'avete già vista magari, ecco, in alcune app che fanno una roba simile. In questo caso, diciamo, è gratuita. La cosa che mi piace in particolar modo è che ti dà la possibilità anche di tradurre, no? Il riassunto, vedete, anche se, insomma, non deve essere un problema leggere in inglese, però se volete potete avere anche la traduzione e quindi avete i key takeaways. In questo caso vediamo che vi fornisce anche un sommario del riassunto, è una cosa molto molto bella e quindi vi dice ok, questa è ogni sezione che viene trattata in questo riassunto e quindi vi faccio vedere come è strutturato in questo caso il riassunto specifico, vedete è formattato molto bene, è diviso diciamo per capitoli in questo caso, ogni capitolo rappresenta magari ecco un passaggio della metodologia con concetti chiave, molto ben fatto. Devo dire che estrae, ecco, in alcuni libri che sono particolarmente complessi, chiaramente non riesce in 10 minuti a darti proprio un'idea, però comunque ti dà degli spunti per poter poi andare ad approfondire. Ok? Vedete diversi passaggi. In questo caso lui ha creato 10 takeaway. Ogni takeaway è una pagina praticamente. Quindi di base avete tipo un riassunto in 10 pagine, in questo caso, che potete leggere tranquillamente in una decina di minuti per tirar fuori magari ecco un concetto e per imparare qualcosa di utile. Questa cosa qui poi loro come monetizzano? Hanno dei link diretti ad Amazon, quindi in questo caso link di affiliazione, e dopo hanno un'altra funzione. L'altra funzione qual è? L'altra funzione è questa qua, Listen, ok? Dove lui praticamente ti va a fare, a Atomic creare Habits, an easy and proven. l'audiolibro, ok, a partire da questo riassunto. E questa è una funzione a pagamento, però vi faccio vedere come funziona. To build good habits and break bad ones by James Clear. Audio narration by So Brief. Key takeaways. Numero 1. Le piccole abitudini si accumulano in risultati straordinari. Se riesci a migliorare dell'1% ogni. Allora, quindi, che cosa avete notato? Che in questo caso la lettura di questo riassunto è in italiano.
Ok, c'ha un po' questo accento, abitudini così, però fa niente, insomma. Quindi, cioè, addirittura c'è la versione audio del riassunto. E questa cosa la potete avere in tantissime lingue diverse, ok? Quindi questa è la, diciamo, l'azione dell'intelligenza artificiale all'interno di questa piattaforma. Vi faccio vedere il pricing se siete curiosi, ma non si paga tanto, perché in questo caso si paga $5 al mese. Avete anche 7 giorni di prova gratuita e può valer la pena se avete poco tempo e addirittura volete ascoltare i riassunti più che leggerli. Io vi dico la verità, io ho anche Audible per ascoltare audiolibri. Nel momento in cui mi trovo ad ascoltare, a quel punto voglio ascoltarmi il libro completo, ascoltare anche il riassunto. Cioè, il riassunto secondo me è talmente breve che magari può valer la pena focalizzarti un attimino, perché sono già dei concetti chiave. Ok, se poi questi concetti chiave li ascolti di sfuggita, insomma, non so quanto ti può rimanere. Però è molto comodo, perché per esempio se voglio approfondire, in questo caso, ecco, un libro che per noi marketer è, diciamo, il libro da cui hanno imparato tutti i marketers del mondo, penso, soprattutto degli ultimi 10 anni, .com Secrets di Russell Branson. C'è la copertina, però pazienza. Ecco. E anche qua, vedete, c'è, vabbè, il riassunto di base in inglese. Se volete tradurlo, ecco, in italiano, gli date un po' di tempo, vedete, lo sta traducendo real time. Una cosa molto molto interessante rispetto a questa, è un'applicazione fighissima dell'intelligenza artificiale. Non so se questa roba la stanno implementando anche i vari 4Books, insomma, altre piattaforme che fanno, diciamo, che lavorano in questo ambito, ma penso di sì, insomma, perché è un'opportunità. E vediamo, vabbè, ti fa la traduzione ovviamente sulla base anche della lunghezza del libro e sulla base anche della tua connessione, e vi tira fuori l'output finale in italiano se non volete leggerlo in inglese, insomma. E per quanto riguarda la libreria è veramente molto molto ampia. Io per esempio tendo a schedularmi magari, ecco, un libro. Cioè, sono 5 giorni in cui faccio questa cosa durante la settimana e mi vado a scegliere 5 solitamente argomenti diversi, tipo, insomma, crescita personale, business, marketing, intelligenza artificiale, cioè per non leggere sempre gli stessi riassuntini, oltre poi a libri, diciamo, cartacei e audiolibri. Però la trovo una roba molto utile. E vedete, qua mi ha riassunto i concetti chiave. Tra l'altro, se volete poi magari, ecco, prendervi questo testo e rielaborarlo in qualche modo, creandoci, non so, un video, faccio per dire, lo potete fare. Magari vi aiutate con ChatGPT, vi andate a prendere questo testo qua, ve lo andate a mettere su ChatGPT, dice ok, creami la struttura di un video che parla, diciamo, di questi concetti chiave. E poi ovviamente dovete avere la padronanza poi di questi concetti per poterle parlare in modo appropriato. Approfondito. Amici, questo è un video super breve, insomma, che vi aiuta un attimino ad orientarvi su questa piattaforma. Datemi un'occhiata, iscrivetevi ovviamente al canale e qui sotto trovate anche i miei riferimenti al Telegram, social media, newsletter, risorse gratuite, quindi date un'occhiata e noi ci vediamo, ci sentiamo alla prossima. Dagli tutta!